Siamo i due portavoce a Senato espulsi. Oggi abbiamo fatto rumore perché sono settimane che il nostro gruppo di opposizione viene censurato, viene ghigliottinato, i tempi che democraticamente andrebbero dati alle opposizioni vengono tolti. E noi questo lo troviamo inaccettabile. Siamo stanchi di non poter partecipare a un dibattito importante, peraltro, come quello sul 416 ter, il voto di scambio mafioso, su cui avevamo già trovato una quadra anche col PD, che però si è rimangiato la parola all'ultimo momento per i suoi accordi con Nuovo Centrodestra e con Forza Italia, e abbiamo dovuto alzare la voce. Lei non ha il diritto di parlare. Prossimo provvedimento è l'espulsione. Io stabilisco chi parla. Se io le dico di tacere, lei deve tacere. Fuori. E Grasso ha un'idea di democrazia che è assolutamente all'opposto del nostro. In questo Parlamento, non c'è la possibilità di discutere, non c'è la possibilità di parlare. Personalmente sono rimasto 2 giorni cercando di poter dire la mia, così come previsto nel regolamento. Un senatore si può alzare e parlare per 10 minuti. Grasso non lo ha fatto. Ha tentato di zittire il Movimento 5 Stelle, ma non ci è riuscito. Ha tentato di zittire tutti gli italiani onesti, ma non sarà così.